Questo programma è presentato da Amiche mie, amici miei, siamo arrivati all'ultima puntata di questa settimana. Siamo sempre al Popilia Country Resort e, come vi avevo promesso, oggi ci immergeremo in questa fantastica atmosfera che è qui nel centro benessere del Popilia. Un'area wellness center, quindi una spa firmata Starpool, che è pensata per regalare agli ospiti della struttura un momento di totale relax e benessere per rigenerare corpo e mente. Non solo però per gli ospiti dell'hotel, infatti è possibile acquistare dei pacchetti anche da esterni per poter trascorrere 2 giorni, non so, in compagnia del vostro partner per un'occasione particolare quale un anniversario, ma perché no anche semplicemente per coccolarvi, oppure un'alternativa per trascorrere una serata, un'intera giornata insieme alle vostre amiche, anche un valido, diciamo, ecco, addio al nubilato, perché no, ormai si usa tantissimo, e vi posso garantire che il relax è veramente il massimo. L'area wellness dispone di vasca idromassaggio, sauna finlandese in abete della Val di Fiemme, bagno di vapore aromatico, percorso CNEI, docce emozionali, cascata di ghiaccio, geyser con gioco d'acqua, cabina di coppia, area relax con parete di sal gemma dell'Himalaya, tisaneria. E dunque, prima di iniziare un po' per sommi capi il nostro percorso, riuscirò anche a godere di un massaggio super rilassante, ma poi di questo ne parleremo successivamente. Vediamo un po' il riepilogo della settimana, ricapitolando tutti i consigli che ci ha fornito la nostra Antonella Tropea. Lo zenzero si trova sotto diverse forme, si trova sotto forma di spezie e quindi in polvere, o si trova nella forma fresca, come abbiamo qui in studio, oppure nella forma essiccata, sempre il rizoma. Lo zenzero però bisogna subito dire che è controindicato a chi soffre di problemi di calcoli biliari, perché in pratica questa radice stimola le cistifelle a produrre bile, quindi non è molto consigliato. Ma andiamo a vedere quali sono le caratteristiche principali dello zenzero. Intanto diciamo che lo zenzero è molto conosciuto per essere un antiemetico naturale. Che significa antiemetico? Significa che lo zenzero riduce il senso di nausea. Un'altra cosa molto importante, un'altra caratteristica che ha lo zenzero è quello di fondamentalmente favorire la digestione. Sappiate che quando una persona mangia tanto e poi mangia 2 o 3 fette di zenzero, magari tenuti precedentemente in agrodolce, riduce il senso di gonfiore e, tra le altre cose, riduce anche i gas intestinali. Lo zenzero è un ottimo antinfiammatorio e antibiotico naturale, quindi se assunto regolarmente comunque può portare dei vantaggi alle pareti intestinali. La frutta secca, se consumata con una certa parsimonia e con un consumo adeguato, porta dei benefici alla nostra salute da non sottovalutare. Contiene dei grassi prevalentemente buoni, e anche degli antiossidanti, oltre che una cascata di vitamine e di minerali, che sicuramente contribuiscono come fonte di integrazione alla nostra normale alimentazione. Oggi qui abbiamo della frutta secca e nello specifico abbiamo le noci e le mandorle, anacardi. Frutta secca, qui abbiamo uvetta, uva passa e anche prugne. Allora, parliamo un po' delle noci. Le noci sono una buona fonte di omega 3
Ricordiamo che gli omega 3 servono per mantenere una certa degli elementi che noi non abbiamo, non produciamo, per cui dobbiamo per forza inserirli dall'alimentazione. Allora, oggi parliamo di grano Khorasan. Sono sicura che questo nome, detta così, non vi dice nulla, però se dico pasta di Kamut, allora il discorso cambia. Allora, intanto diciamo che il grano Khorasan è un cereale che appartiene alla famiglia delle graminacee e che è ricco ed è noto per l'alto valore proteico e per la presenza degli antiossidanti. Ma perché ho specificato grano Khorasan e pasta di Kamut? Allora, c'è un errato metodo e modo di cambiare, di parlare di questa pasta. In realtà dire pasta di Kamut non è esatto, perché noi dovremmo dire pasta di grano Khorasan. Il Kamut, fondamentalmente, la parola Kamut è un marchio registrato che arriva da una società statunitense che ha il monopolio completo di questo tipo di pasta. Considerate una cosa, molto spesso il Kamut viene dato alle persone che sono intolleranti al glutine, ma questa, se vogliamo, è una cosa non esatta, tenendo conto che il Kamut in realtà, ovvero il grano Khorasan, contiene glutine. Quindi, se io sono intollerante al glutine, non vedo come possa trarre giovamento da una pasta che ne contiene, anzi, che rispetto alle altre ne ha anche di più. Quindi, quando vi viene proposto la pasta di Kamut perché siete intolleranti al glutine, in realtà questa cosa non è una cosa proprio esatta. Certo è che la pasta di Kamut, la pasta di grano Khorasan, è stata, diciamo, resa nota perché alcuni studi negli Stati Uniti hanno dimostrato che il 70% delle persone che sono intolleranti o che comunque hanno problemi di digestione del grano, della pasta di grano normale, possono mangiare il Kamut tranquillamente, e questo ci sta. Ma sicuramente il Kamut non deve essere dato quando si dice che si è intolleranti al glutine, anche perché i celiaci a questo punto non avrebbero proprio scampo. I semi di sesamo. A volte si è soliti trascurare gli alimenti di piccole dimensioni, sottovalutando però l'enorme contributo che possono dare alla nostra alimentazione, quindi che possono essere considerati dei veri e propri integratori alimentari. I semi di sesamo che cosa sono? Sono dei piccoli semi che si possono trovare in commercio, sia neri che bianchi. I semi di sesamo bianchi sono quelli, diciamo, meno rari, quindi più reperibili, ma dobbiamo dire che entrambi hanno le stesse proprietà nutrizionali. Ma qual è la caratteristica dei semi di sesamo e perché sono considerati un ottimo integratore naturale? Considerate che molto spesso sono persone che sono intolleranti al latte o che per scelta o per gusto non consumano né latte né derivati del latte. Bene, a questo punto entra in gioco questo piccolo nostro amico che è una fonte vegetale, se non la fonte vegetale di calcio più alta. Considerate che 100 grammi di semi di sesamo apportano circa dagli 800 ai 1000 mg di calcio, senza considerare poi gli altri minerali tipo il ferro e il magnesio. Perché è importante il seme di sesamo? Abbiamo detto sia perché è un ottimo integratore naturale, sia perché mi va a sostituire un po' la deficienza di calcio che mi viene anche dall'alimentazione. I vegani principalmente dovrebbero utilizzarlo, questa fonte di calcio, soprattutto perché in questo modo è una fonte esclusivamente naturale. I semi di sesamo, come tutti gli altri semi suoi amici, sono praticamente caratterizzati da un'alta concentrazione di acidi omega 3. E questo è stato il riepilogo della settimana di Antonella. Io inizio il mio percorso e lo faccio dal percorso KNAIP. Prima però di spiegarvi in cosa consiste, vorrei continuare a parlare della struttura dell'area Wellness Center del Popiglia Country Resort e anche della collocazione dei suoi momenti relax e benessere. Infatti sono studiati per far sì che si possano alternare
momenti di caldo, freddo e riposo, perché come ben sapete il benessere, il beneficio che l'idromassaggio piuttosto che sauna, bagno turco, ma anche le cascate, il percorso di ghiaccio possono effettivamente donare al corpo, potrebbero portare dei benefici maggiori se soprattutto alternati. Dunque io inizio il mio percorso CNAIP e vi spiego un po' di cosa si tratta. È un getto d'acqua calda e fredda alternata, quindi sempre per ritornare a questo discorso di alternare la temperatura che può portare tutti i benefici al nostro corpo, e serve in particolar modo per attivare la circolazione degli arti inferiori. Io adesso, ecco, la faccio partire. Vedete, il colore corrisponde in questo momento al getto di caldo, al getto d'acqua calda. È proprio questo vapore acqueo poi fondamentalmente che viene spruzzato, serve a riattivare la circolazione. Bene, io continuo il mio percorso e do il riepilogo della settimana di Alessandro, ricordando un po' tutti gli esercizi che il nostro Emanuele, con la supervisione ovviamente di Alessandro, ci ha dimostrato. Ciao Sharon, ciao a tutti. In questa puntata andremo ad analizzare un altro esercizio fondamentale per lo sviluppo per la tonicità delle nostre gambe e dei nostri glutei, i classici affondi. Principalmente avevamo visto lo squat, ora andremo a vedere un altro esercizio di relativa importanza. Allora, posizione. Bello, con il core contratto, tiriamo le scapole indietro, stiamo belli diritti. Partiamo con i piedi. La larghezza delle gambe, diciamo quanto la larghezza delle spalle. Facciamo una piccola dimostrazione dell'affondo, quindi passo avanti, giù, andremo nello specifico a rivedere l'esercizio, che sembra semplice, però poi dobbiamo tenere conto di alcuni particolari molto importanti. Allora, ripartiamo, un bel passo avanti, carico sui talloni, giù. La cosa importante è non venire a caricare sempre sul tallone, non venire avanti con le ginocchia e non distribuire il carico sulla punta del piede. Quindi grande, diciamo, interesse su tutta la fascia del quadricipite, femorali e glutei. Postura corretta, se non che anche leggermente caricata davanti, distribuisco anche la maggior tensione sui glutei, diciamo. Allora, un bel respiro, spingo e ritorno a posto. Col destro andiamo a farlo vedere con l'altra gamba, quindi un bel respiro, giù, perfetto, spingo e ritorno. Andiamo a staccare la prima fase, prendiamo una bella ispirazione, il nostro bilanciere andiamo a staccarlo dagli appoggi, vai Emanuele, stacco, ok, giù sulla parte bassa del petto, in linea, diciamo, con i capezzoli. Da questa posizione mi fermo un secondo, salgo su esplosivo, veloce, ok, attenzione, ruoto i pollici, ok, sicuro, giù, un bel respiro, mi fermo un secondo, su e porto il bilanciere all'altezza dello sguardo. Ripetiamo, giù, prendo l'aria, su, mi fermo un secondo, su in modo esplosivo. Ripetiamo un'altra volta, inspiro, fermo un secondo sulla parte bassa del petto, salgo veloce all'altezza dello sguardo, quindi posa il bilanciere, quindi il mio bilanciere non fa una traiettoria diritta, ma da la parte bassa del petto fa una leve curva verso dietro e quindi all'altezza dello sguardo. Alzo lo sguardo, un bel respiro, fai un passettino un po' più avanti, ok, distribuisco il carico sui talloni, vado giù, su, ok, respiro, giù, su, attenzione sempre a non venire col ginocchio avanti, giù, guarda avanti, su, bravissimo, ok, giù, su, questo esercizio qua. Una volta
Prima di farlo, ovviamente, ripetiamo sempre di fare sempre un buon riscaldamento, provarla sempre a carico naturale, fare dei piccoli esercizi anche di squat a corpo libero, per poi inserirlo e gradualmente possiamo poi, una volta diventati abili anche a lavorare con una gamba, mettere dei relativi sovraccarichi per fare l'esercizio con, esempio, con due manubri. Andiamo a vederlo. Ok, prendiamo due manubri che ce l'abbiamo qua subito a disposizione. Via, diamo una piccola dimostrazione dell'esercizio con sovraccarico. Ok, piede avanti, sempre mi cerco di stabilizzare e trovare la giusta postura, core contratto, alzo lo sguardo, un po' più avanti sempre il nostro piede per facilitare poi il movimento, carico sui talloni, distribuisco il peso sul tallone e penso sempre di non portare il ginocchio avanti. Il ginocchio non supera mai, lo ribadisco, la punta del piede, se no mettiamo un grande stress su questa articolazione. Ok, diritto, giù, bel respiro, su, in modo un po' più esplosivo, giù, attenzione, scendo piano, su, attenzione sempre al ginocchio che, ahimè, è sempre diciamo protetto, cioè viene semplicemente sempre spontaneo portarlo in avanti. Carico sul tallone, ripetiamo, guardo avanti, su, giù, con l'altro piede, ok, ok, guardo, perfetto, mi devo stabilizzare, ovviamente è un esercizio diciamo un po' più avanzati, non adatti ai principianti, però da inserire nel nostro programma per dare una grande tonicità ai nostri glutei, alle nostre gambe. Allora, pronto Emanuele, guarda avanti, un bel respiro, giù, deciso, su, in modo più esplosivo, giù, su, perfetto, una buona esecuzione. Braccia, ecco, perpendicolari alle spalle, core contratto, non mantengo testa, spalle, schiena, tutto il tutto, glutei tutti sulla stessa linea. Ok, alzo lo sguardo, rimaniamo contratti, facciamo una classica push up, cioè mi abbasso e mi alzo, una flessa estensione, giù, un bel respiro, su, ok, giù, ripetiamo, su, siamo belli alti qua, un bel respiro, giù, è un esercizio, su, ok, ok, benissimo, su un attimino, riposati. Ok, vediamo, questo è sempre un grande esercizio per andare a tonificare tutti i muscoli dei pettorali, enfasi sulle spalle, sui tricipiti, quindi vediamo che con un solo esercizio lavorano più muscoli. Grande, diciamo, ci vuole ovviamente anche una buona dose di forza e di resistenza e vediamo che principalmente chi manca un po' di tonicità e di forza può gradualmente inserire questo esercizio anche in maniera più facile. Andiamo a vedere come farlo in maniera più facile e poi passare allo step successivo che abbiamo appena visto. Ok, facciamo, allora, appoggiamo le ginocchia, sempre la stessa postura, schiena diritta. Ok, aspetta, distribuisco il peso sulle braccia perpendicolare alle spalle. Ok, in questa fase vediamo che mentre mi piego vengo leggermente avanti con i fianchi, quindi con le spalle, contratto con gli addominali, schiena diritta senza accentuare la curva lombare, prendo l'aria, mi carico giù, su in maniera più esplosiva, perfetto, uno, su, ok, uno, su, perfetto, ovviamente è molto più leggero rispetto all'altro. Continuo il mio percorso e sono arrivata all'interno della cabina di coppia, una cabina pensata per un massimo momento romantico e di relax da vivere in due, immersa nei profumi, c'è un'atmosfera veramente fantastica, vorrei che poteste voi sentire effettivamente questi aromi nell'aria, questi profumi. Una cabina che, come dicevo, regala al massimo momento di intimità e di romanticismo alla coppia, insieme si può vivere un emozionante massaggio. I massaggi in realtà sono diversi, ad esempio il massaggio con le candele, che abbiamo avuto anche modo di vedere in altre puntate. Quest'oggi in particolare faremo il massaggio al bambù, chiamato anche il massaggio dell'anima, perché serve a rigenerare anima e spirito e corpo, ovviamente, e lo faremo insieme a Monia. Thank you.
relax con il massaggio di bambù e vediamo un po' la settimana di Sonia e tutti i suoi preziosi consigli. A vedere il famigerato trucco nude, un trucco molto semplice, molto naturale, ma che comunque ci va a enfatizzare le varie parti del viso. Iniziamo dagli occhi. Andiamo praticamente a prendere un ombretto, decidiamo comunque un ombretto da utilizzare, come possono essere dei colori molto naturali, quindi andremo più su un orange, un terracotta, colori comunque molto molto naturali. E andiamo a definire prima di tutto la nostra palpebra mobile. Ricordiamoci bene che praticamente noi abbiamo nell'occhio, abbiamo la palpebra mobile, che è questa qua, quella che si muove, la palpebra fissa, quindi dove noi andiamo comunque a creare la profondità, e poi abbiamo comunque l'angolo interno, l'angolo esterno. Ora andremo ad applicare questo colore, un orange, proprio per rimanere sui toni molto naturali, anche perché poi con il sole siamo tutte quante un pochettino più abbronzate, quindi andiamo proprio a richiamare l'abbronzatura. E lo facciamo perfettamente dove noi abbiamo l'arcata proprio della nostra palpebra mobile, in questo modo. Quello che vado a utilizzare è un pennello in diagonale, dove praticamente andiamo proprio a definire molto bene la nostra arcata per poi sfumarlo invece con un pennello rotondo. Questo ci darà poi la possibilità comunque di andare a miscelare i colori in armonia e in piena naturalezza. Quello che è importante quando facciamo questa tipologia di lavoro è proprio la definizione che diamo all'inizio, perché poi da là avremo tutte le nostre sfumature. Adesso noi che cosa andiamo a fare? Aprendo l'occhio andiamo praticamente a creare questa sorta di angolo, proprio per dare questa apertura ai nostri occhi. Vedete che comunque il colore rimane molto naturale, quindi possiamo utilizzare un orange, un rosa molto chiaro, questi colori che rimangono veramente quasi inesistenti, ma che ci vanno veramente a creare però tutta la nostra apertura dei nostri occhi. Dopodiché andiamo sempre a sfumarlo. L'importante è che quando noi utilizziamo un colore con un ombretto e il pennello, dopodiché o sostituiamo il pennello oppure comunque lo puliamo. Come si puliscono i pennelli? Generalmente non si puliscono mai con l'acqua, perché le setole sennò si rovinano, ma bensì ci sono dei prodotti specifici che ci aiutano a pulire i pennelli e in più comunque a mantenere la setola bella intatta e pulita. La cosa fondamentale che dobbiamo sempre ricordarci è che quando noi chiudiamo gli occhi e andiamo a fare questo tratto di linea, non dobbiamo mai tirare l'occhio, perché poi praticamente cosa succede? Quando noi ritorniamo alla nostra forma naturale, la linea rimane tutta quanta sfumata e non rimane quella reale, quindi non va a seguire esattamente il nostro contorno degli occhi, ma bensì rimane artefatta. Partiamo dall'esterno e sempre, come vi dicevo prima, tratteggiando, andiamo a formare la nostra linea. Possiamo anche metterne un pochettino di più, perché come potete ben vedere è proprio un effetto nude. Tutt'al più, quando ci andiamo a truccare da sole, possiamo leggermente appoggiare il dito in questo modo, in modo tale che abbiamo comunque più fermezza, e poi piano piano andiamo comunque a tratteggiare la nostra linea senza andare comunque a muovere l'occhio in posizioni un po' strane.
Apriamo gli occhi per vedere un pochettino. Chiudiamo e continuiamo. Ora andremo un pochettino comunque a definire la nostra pallottola mobile, perché pur essendo un trucco molto delicato, quindi dobbiamo andare a creare un pochettino un gioco di luce e di ombreggiature. Vedete, sempre tratteggiando, appoggiando il dito senza andare a tirare, ma bensì ad arrivare praticamente a tre quarti dell'occhio, dove abbiamo noi questa specie di pallina e sarà poi il nostro punto luce. E ci diamo un pochettino di luce all'interno, anche perché, come vi ripeto sempre prima, siamo sempre in estate, quindi un minimo di luce ci vuole. Chiudiamo leggermente, anche perché poi, essendo comunque la modella sul biondo, ha bisogno di un po' di punto luce, e noi andiamo semplicemente a taglierlo in questo modo. Dopodiché passiamo al mascara. Abbassiamo leggermente lo sguardo, anche quando lo mettiamo noi da sole dobbiamo sempre cercare di metterlo guardando un pochettino verso il basso, in modo tale che riusciamo benissimo a pettinare le ciglia. Quello che posso consigliare sicuramente è sempre quello di prendere uno scovolino abbastanza rigido, in modo tale proprio da poterci defluire il movimento, perché sennò certe volte abbiamo quel deposito di mascara. Invece in questo modo, con uno scovolino come questo, riusciamo veramente a pettinare molto bene le nostre ciglia e a far sì che comunque si allungano. Apriamo gli occhi e andiamo a creare l'ultima definizione con gli occhi aperti. E voilà. Dopodiché andiamo leggermente a colorarci le guance con un fardo abbastanza acceso. E si conclude questa puntata, si conclude nel migliore dei modi, con il percorso fatto all'interno del centro benessere e qui nell'area relax con angolo tisaneria. Infatti ho qui già la mia tisana pronta, a breve inizierò a sorseggiare. E la particolarità, la caratteristica di quest'area relax è la parete di salgemma dell'Himalaya, che dona comfort e tempore a tutto l'ambiente, ma non solo, riesce a sprigionare in maniera del tutto naturale ioni negativi che facilitano dunque le vie respiratorie. Vorrei veramente che voi foste qui con me per poter vivere questo ambiente. Non vi resta dunque che visitare personalmente il Popiglia Country Resort, che, come abbiamo visto nel corso di tutte queste puntate, regala emozioni. Emozioni che variano grazie ai tantissimi ambienti, tantissimi servizi offerti. Dunque, regalatevi un soggiorno all'insegna del benessere, della natura, da vivere in compagnia della vostra famiglia, ma con delle amiche, con partner, come meglio credete. Finisce qui questa puntata, termina il nostro tour all'interno del Popiglia Country Resort. Io ringrazio particolarmente i titolari per averci ospitato e per averci fatto vivere da vicino tutti questi ambienti veramente favolosi. Con voi ci vediamo la prossima settimana con nuove puntate di Makeover You Special Edition.
Questo programma è stato presentato da